Nipotino mio, è buon compleanno! 10 anni e diventi un ometto! Sto per preparare la tua torta per la tua festa. Ti piace sempre quella al cioccolato, vero? Grazie nonna, certo che mi piace ancora la tua torta al cioccolato. È la migliore del mondo, posso venire ad aiutarti? Come no? Ti aspetto! Intanto comincio a preparare tutti gli ingredienti. Ti aspetto, mio caro, ciao! Ciao nonna, arrivo! Zucchine ripiene? Beh no, 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 baccalà al forno, no? Ah, eccola qui, la torta al cioccolato! Ricetta per 8 persone, dunque 2 uova, 80 grammi di burro, 3 cucchiai di cacao, 200 ml di latte, 180 grammi di zucchero, 200 grammi di farina, una bustina di lievito e infine una bustina di vanillina. Allora vediamo se ho preparato tutti gli ingredienti, eh? Dove saranno? Questo? Aspetta, no, non manca neanche il lievito. Ha suonato il campanello! Ciao nonna! Ma nipotino mio, ma buongiorno! Vieni che andiamo a cucinare la torta, eh? Adesso è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche! Vediamo un po'. Torta al cioccolato per 8 persone. 2 uova, 80 grammi di... Ma... Nonna, alla mia festa di compleanno sono invitati tutti i miei compagni di classe. In tutto saremo 16 persone. Piccolo mio, e adesso come facciamo? Non è un problema, è semplice. 16 è il doppio di 8. Dunque dobbiamo unicamente raddoppiare le dosi di tutti gli ingredienti. 2 uova diventano 4. 80 grammi di burro diventano 160, 3 cucchiai di cacao diventano 6, 200 ml di latte diventano 400. Ah, però, in gamba il ragazzino, in gamba. Oh, sono un attimo. Pronto? Oh, ciao Silvia. È tua mamma. Come? Sì, è qui. Come dici? Carlo non può venire perché ha l'influenza? Oh no, ma tanto ci sarà Michele, anche lui è simpatico. Michele si è rotto un dito? Ma come? Giocherà con Amos. E Amos ha il morbillo? Oh, ma che sfortuna. Allora giocherò con... Monica? Monica sarà via con sua sorella. Oh, che peccato. Vabbè, grazie della chiamata, eh. Ciao Silvietta. Vabbè, ci sono tutti gli altri invitati con cui giocare. Oh, ora come facciamo con la torta? Io non sono mai stata brava in queste cose, nipotino. Nonna, non dovrebbe essere un problema. Si tratta solo di fare le dovute proporzioni. Abbiamo una ricetta per 8 persone e dobbiamo preparare una torta per 12. Dobbiamo immaginare di distribuire gli ingredienti tra gli invitati. 2 uova servono per 8 persone. Dunque, un uovo è la dose per 4 persone. Per 12 abbiamo quindi bisogno di 3 uova. Uno per 4 persone, uno per altre 4 persone e uno per altre 4 persone. Così fa proprio 12. Facciamo andare la testolina qui dentro, eh? Così facendo abbiamo trovato una proporzione. 2 uova sono necessarie per 8 persone, così come 3 uova lo sono per 12 persone. E uno per 4 persone. Ora basterà utilizzare lo stesso ragionamento per adattare le quantità degli altri ingredienti. Adesso ci toccherà contare anche i granellini di farina. Ma no, ascolta, iniziamo a trovare i grammi di burro. Guarda nonna, ti faccio vedere. 80 grammi sono necessari per 8 persone. Quindi per ciascuna persona basta fare
80 diviso 8 uguale 10 grammi. Quindi per 12 persone basta fare 10 per 12, ossia 120 grammi. È come per le uova. 80 diviso 8 è uguale a 120 diviso 12, uguale a 10. Ecco il segreto, le dosi di una ricetta si possono adattare usando la proporzionalità diretta. Nipotino mio, ma sei bravissimo, eh? Complimenti davvero, eh? Come ti stanno crescendo bene. Prendiamo gli ingredienti e iniziamo. Abbiamo qui la farina, la versiamo, poi passano un uovo, ancora due. Oh. Che meraviglia. Apriamo anche questo uovo. Ah, oh, meraviglioso. Gli ospiti stanno per arrivare, dobbiamo tirare fuori la torta dal forno, eh! Mmm, che buon profumino! Ah, eccola qui, è pronta! Eccola qui, bellissima, eh? Vero? Ecco, ma nipote mio, stavo giusto pensando che assieme agli invitati verranno anche le loro mamme, no? E vorranno anche loro una fetta di torta, ma non ne abbiamo preparate abbastanza. E come facciamo adesso? Nonna, sai cosa significa questo? E cosa significa? Nonna, sai cosa significa questo? Cosa? Nonna, sai cosa significa questo? E dimmelo! Che ci sarà meno torta per tutti. In che senso? Non capisco. È semplice, in questo caso dobbiamo ragionare in maniera inversa. Tagliamo la torta in 12 pezzi di uguale dimensione. 1, 2. Ogni invitato avrà dunque una fetta grande così. Visto che gli invitati sono raddoppiati, dovremo tagliare la torta così. Ci basterà dimezzare ogni fetta. Effettivamente così sembra facile, però io so che la mamma di Luca è vegana, le mamme di Franco, Alberto e Anna sono a dieta, eh? La mamma di Gianna invece mangia da sempre solo pasta in bianco e la mamma di Giuseppe non mangia mai niente che non abbia cucinato lei stessa, quindi avremo bisogno soltanto di 18 fette, nipotino mio. Sì, ma uffa, che gusti difficili. Qui le cose si complicano, ma non troppo. La torta era prevista per 12, ma ora dobbiamo dividerla per 18. Come facciamo? È come dividere ciascuna delle 12 fette in 18 parti. Ognuno riceverà 2/3 di fetta. Sì, però direi che non è il caso di rovinare questa meravigliosa torta. La cosa più semplice da fare è andare a comprare qualche dolcetto in più per accontentare tutti gli invitati. Sei un genio, nipotino, un genio, eh? E ora forza, dopo tutte queste proporzioni vai a festeggiare, te lo sei proprio meritato. Grazie, nonno della torta, sei la migliore. No, vieni qua, vai a festeggiare e divertiti, eh? Oh, certo che dopo una giornata di lavoro... Dopo 80 anni non si finisce mai di imparare, il mio nipotino, ma chissà nell'antichità come facevano a gestirla questa cosa della proporzionalità. Talete, chi era questo Talete? Talete, proporzionalità, Talete di Mileto. È vissuto circa 2700 anni fa. Il suo teorema più famoso riguardava proprio la proporzionalità. Che ha scoperto lui, è evidente, lo dice. Ah, durante un suo viaggio in Egitto gli chiesero di misurare l'altezza della piramide di Cheope. Certamente a quell'epoca non doveva essere così semplice misurare le piramidi, voglio dire. E quindi come fece? Praticamente ragionò sulle ombre e scoprì che in un determinato momento della giornata la sua ombra era lunga quanto metà della sua altezza. E quindi, bastò misurare la lunghezza dell'ombra della piramide proprio in quel momento del giorno, certo. E poi raddoppiandola ha ottenuto la misura della sua altezza. È straordinario.
È un po' come abbiamo fatto oggi io e mio nipotino nella nostra ricetta.